Accogliamo ora l'immagine del crocifisso, dinanzi al quale, pregando, il venerato San Pio da Pietrelcina, la mattina del 20 settembre 1918, ricevette il dono delle stimmate. Noi crediamo nella forza della preghiera, vogliamo insieme invocare con fiducia la misericordia del Signore. Stiamo attraversando un momento particolare e difficile. Questa Quaresima non ci risparmia sacrifici e dolori concreti, rinunce che toccano la sfera della nostra libertà e che alimentano molto spesso sentimenti di inquietudine, di angoscia e di paura. Il nostro cammino terreno in questo momento è incerto, ma noi portiamo nel cuore una speranza che si fonda sulla vittoria di Cristo sul male e sulla morte. Meditiamo il cammino del Signore Gesù lungo la strada della croce e vogliamo farci portavoce questa sera del grido di tutta l'umanità sofferente e offrirgli le croci di tutti coloro che, novelli cirenei, in questo momento sono immersi nella prova, ammalati, parenti, operatori sanitari, governanti, amministratori pubblici, forze dell'ordine, volontari della protezione civile, operatori della comunicazione e quanti altri in trincea per difendere la salute pubblica. Gruppo di preghiera presente in Casa Sollievo ha costituito una catena per coprire le 24 ore del giorno, pregando in tempi diversi nelle proprie case. A tutti i gruppi chiedo di inventare, nella fantasia della carità e dell'orazione, modalità per continuare questa missione, perché questo tempo, questa Quaresima di astinenza dagli abbracci, come direbbe il Coelet, ci renda uniti in un abbraccio di preghiera, un abbraccio di preghiera calda e fervente che commuove il cuore di Dio. Il